La crisi, che è stata continuamente rinviata in queste settimane, si era individuato il giorno chiave come il 7 gennaio, doveva essere quindi la settimana scorsa, però a questo punto oggi il Consiglio dei Ministri è fissato e convocato per le 21.30. Ieri è stato completato il lavoro sul piano che sarà distribuito oggi. Il piano ieri sui social è comparsa anche una foto, anche su qualche quotidiano oggi, i ministri Gualtieri, Amendola e Provenzano, tutti e tre del PD per inciso, insieme al capo di gabinetto Carbone del Ministero dell'Economia, che completano una foto un po' kennediana, diciamo, completano indaffarati, carte, computer, ministri alla tastiera, per dare l'idea di questo lavoro che è stato compiuto. Da quello che si sa di questo piano, ci sono risorse aggiuntive rispetto ai 196 miliardi previsti nella bozza precedente, quella del 21 dicembre, quella che Renzi ha preso di mira nella conferenza stampa prima della pausa natalizia, prima della legge di bilancio, e poi nel documento cosiddetto dei 62 punti con cui Italia Viva ha cercato di smontare pezzo a pezzo quel piano. Allora, oggi io direi due numeri per capire, stavo pensando come sintetizzare la giornata. Il primo numero è, appunto, sono le risorse aggiuntive del piano che arrivano a 223 miliardi. Dobbiamo dirlo, poi ci dirà Misiani se è giusto o no, ma è perché sono stati aggiunti, perché non è che si può chiedere di più, ma sono stati assorbiti i fondi di coesione del ministro Provenzano, si spiega anche così la sua presenza. Esattamente, risorse aggiuntive che non sono dentro il piano dell'Europa, eccetera. L'altro numero che invece proporrei così all'attenzione del dibattito sono i numeri che ha dato ieri Enrico Mentana, il sondaggio elettorale del TG di La 7, che riprende anche quello dopo la pausa natalizia e che dà un Partito Democratico in calo di un punto in queste settimane e pericolosamente vicino a Fratelli d'Italia, invece sale di mezzo punto, ma soprattutto la coalizione del centrodestra sta al 47% contro il 37% di Partito Democratico più 5 Stelle più Liberi e Uguali. Quindi sono quei 10 punti, e quindi escluso Italia Viva, escluso Azione, esclusi Verdi, esclusa più Europa. Certo, poi c'è tutta una galassia di sigle che potrebbero associarsi alla una ipotetica coalizione elettorale di centrosinistra. Però certo, quei 10 punti di differenza ti danno il senso della giornata. Cioè, da un lato c'è un piano che per l'Italia è molto ambizioso, che condizionerà la politica economica, ma tanti temi, la digitalizzazione, la transizione ecologica. E dall'altro ecologica. C'è una diffidenza. Una coalizione che, se si andasse a votare oggi, avrebbe 10 punti di distanza con il centrodestra, che rende molto improbabile lo scenario delle elezioni che abbiamo questo visto. Questo naturalmente aumenta la rendita di posizione, come si dice in gergo, cioè diciamolo in italiano, il potere di ricatto di un partito come Italia Viva, che con i suoi 18 senatori è fondamentale per fare maggioranza a Palazzo Madama. Allora, giro questa analisi, prima poi di sentire cosa ne pensa Francesco Specchia, al viceministro Misiani.